Renzi all'Assemblea di Confindustria a Bergamo annuncia una manovra da 30 miliardi di euro e un taglio complessivo delle tasse di 18 miliardi con l'IRAP che scenderà di 6 miliardi e mezzo. È la più grande riduzione delle imposte nella storia d'Italia, dice il Presidente del Consiglio, e alle imprese promette chi assumerà a tempo indeterminato per 3 anni non pagherà i contributi. I provvedimenti nella legge di stabilità che sarà varata nel Consiglio dei Ministri di domani. Terminata alla mezzanotte l'allerta meteo a Genova, dopo il quarto giorno di piogge torrenziali per la città disastrata sono in arrivo 25 milioni di euro inseriti nello sblocca Italia, ma frane e nubifragi si spostano nelle altre regioni del nord Italia. 2 treni bloccati per i binari allagati al confine col Piemonte, emergenza nell'Alessandrino e a Parma per l'esondazione del torrente Baganza. Ebola, aumentano i casi di contagio nel mondo, l'Organizzazione Mondiale per la Sanità avverte il virus può essere trasmesso per via sessuale anche dopo la guarigione. Primo caso sospetto a Bruxelles, ricoverato un paziente proveniente dalla Guinea. Intanto sarebbero almeno 70 le persone dell'ospedale di Dallas coinvolte nella cura di Duncan, il liberiano ucciso negli Stati Uniti dal virus. Nuova vittoria per la nazionale di Antonio Conte ieri sera a Malta, ma gli azzurri non convincono pur giocando a lungo in superiorità numerica. Il successo arriva grazie a una rete dell'esordiente Graziano Pellè. Nel finale espulso Bonucci, l'Italia guida il girone di qualificazione agli europei a 9 punti insieme alla Croazia. Lo scontro diretto il 16 novembre a San Siro. Sette e trenta, buongiorno, benvenuti alla prima edizione del telegiornale. Si avvicina il Consiglio dei Ministri che varerà il provvedimento, la legge di stabilità per il 2015. Ieri il Presidente del Consiglio Renzi ha annunciato alcune delle misure più significative, in particolare il taglio dell'IRAP per le imprese, taglio di 6,5 miliardi di euro e poi gli sgravi contributivi per i neoassunti. Sentiamo il servizio. Meno di 24 ore la legge di stabilità non sarà più un mistero. Verrà ufficialmente presentata, numeri alla mano, al Consiglio dei Ministri, ma già ieri il Presidente del Consiglio Renzi, davanti agli industriali di Bergamo, ha dato il senso ai numeri del provvedimento, tutt'altro che scontati. L'Italia, con questa legge di stabilità, compie la più grande opera di riduzione delle tasse mai tentata. Un lavoro di 18 miliardi di euro, 10 andranno a finanziare in modo stabile il cosiddetto bonus degli 80 euro. Insomma, un cambio di prospettiva per cercare di chiudere almeno per ora le polemiche. Di questi 18 miliardi, 10 dovrebbero finanziare in modo stabile il bonus degli 80 euro, 0,5 miliardo in detrazioni fiscali per le famiglie, il resto andrà in 2 misure che Renzi considera il suo asso nella manica. Prima cosa, incentivi che permetteranno per un triennio di non pagare contributi per chi fa assunzioni a tempo indeterminato, spiega. E poi ancora l'abolizione dal 2015 della componente lavoro dell'IRAP per un valore di 6,5 miliardi. Balsamo per le orecchie degli imprenditori. Da mesi Confindustria chiede infatti la scossa, il taglio del costo del lavoro. E così si può anche non pensare a quello che invece l'Istat ci ha ricordato sempre ieri con i numeri, ovvero che il nostro PIL chiuderà comunque a meno 0,3%. A Bergamo ieri lo avete sentito, il Presidente del Consiglio ha parlato all'Assemblea di Confindustria, ma fuori i sindacati, in particolare CGIL e FIOM, lo hanno duramente contestato per la riforma del mercato del lavoro e preparano la grande manifestazione in programma in Piazza San Giovanni a Roma il 25 ottobre. Vai a lavorare, così che i sindacati, in particolare un presidio di CGIL e della FIOM, ieri hanno accolto l'arrivo di Matteo Renzi a Bergamo, che ha partecipato all'assemblea di Confindustria. È solo l'antipasto in vista della manifestazione nazionale a Piazza San Giovanni a Roma il prossimo 25 ottobre. Una manifestazione, spiega Susanna Camusso, non solo per difendere l'articolo 18, ma contro il governo dei tanti slogan e dei zero fatti. La Camusso oggi è tornata sul più solido dei suoi cavalli di battaglia. Siccome ci vuole lavoro, ci vuole una politica che crei investimenti e determini un piano straordinario di occupazione per i giovani, e per farlo bisogna decidere di togliere i privilegi che in questo paese sono dati dall'avere una tassa di successione bassissima, dal non avere una tassa patrimoniale, di avere una tassazione alle rendite finanziarie che è ancora più bassa di altri luoghi, cioè bisogna andare a pigliare le risorse dove ci sono e in chi durante la crisi è stato meglio. L'obiettivo della leader di CGIL ora è di ritrovare l'unità sindacale. CISL e UIL non parteciperanno alla manifestazione del 25 in vista dello sciopero generale, al quale si arriverà ma attraverso un cammino graduale che prevede la
mobilitazione dei pensionati il 5 novembre e del pubblico impiego l'8. Nel frattempo la Camusso si gode la piena identità di vedute con Landini mai scontata, mentre il leader della FIOM vuole dare all'appuntamento del 25 anche un valore politico. Noi non ci fermiamo nemmeno di fronte alla fiducia, siccome consideriamo che quei provvedimenti che vogliono prendere non sono giusti e da un certo punto di vista, proprio perché la delega è totalmente in bianco e quindi può lasciare spazio a qualsiasi interpretazione, credo che tutto questo aumenti la necessità e le ragioni di mobilitarci. Veniamo al maltempo che al nord colpisce molte regioni, Piemonte, Liguria, Emilia. A Parma la situazione è più critica, in particolare per l'esondazione del torrente Baganza. Il sindaco Pizzerotti invita la popolazione a rimanere in casa. Dalla Liguria al Piemonte e poi l'Emilia-Romagna, i danni del maltempo che flagella il nord sono evidenti. Un ponte crollato, gli altri chiusi, gli abitanti di alcuni quartieri evacuati e i timori per un disperso, voce poi smentita. È un bollettino della paura, questa volta a Parma. Il torrente Baganza ha rotto gli argini ieri pomeriggio, è esondato ed ha sommerso parte della città. Un preallarme era scattato ieri nel pomeriggio, dopo le prime ore di piogge torrenziali, proprio per la piena dei fiumi Parma e Baganza. In serata il sindaco Pizzerotti ha annunciato l'alluvione in tempo reale via Twitter, poche parole, il fiume ha straripato, ponti in chiusura, usate la tangenziale. L'allarme segue il corso dei fiumi che scorrono tra i tanti comuni dell'Appennino, ma ieri mattina altre città si sono svegliate sott'acqua. Queste sono le immagini in provincia di Alessandria, Piemonte Meridionale, al confine con la Liguria. L'allerta meteo resta fino alle 13 di oggi e la provincia piemontese ha già chiesto lo stato di calamità per i comuni colpiti. Le piogge della scorsa notte hanno riempito i torrenti che costeggiano i paesi e scorrono nelle campagne diventando grossi fiumi e buttano acqua lungo le strade, sotto i tunnel, nei parcheggi che diventano piscine di fango dove galleggiano le auto abbandonate. A Gavi, piccolo comune nell'Alessandrino, mezza città è stata allagata per ore, un automobilista si è salvato scendendo all'ultimo momento dall'auto sommersa. Ecco le immagini girate l'altra notte dal proprietario di un bar, in pieno centro, l'acqua che scorre giù dalla montagna dietro queste case, inonda cantine sotto scala di abitazioni e negozi. Anche qui ieri la gente è stata con la pala in mano per liberare le strade del centro e ancora garage e magazzini sono inaccessibili. Una farmacia del paese ha subito danni alle scorte di medicinali, abitazioni evacuate, scuole chiuse anche oggi. Ore di grande criticità anche a Novi Ligure. Per diverso tempo la città è rimasta senza corrente, alcuni reparti dell'ospedale sono andati in tilt perché allagati. Il sindaco ha confessato: non ci aspettavamo una situazione del genere, le previsioni non erano così allarmanti, mentre la città oggi cerca di tornare alla normalità. E la strada da Novi a Gavi è isolata da uno smottamento, sulla città incombe questa frana. Per tutto il giorno, ieri, le linee ferroviarie che collegano Genova, Milano e Torino sono rimaste bloccate. Ecco la foto scattata da un macchinista. Situazioni gravi anche nel Mantovano, numerosi danni alle abitazioni, così come a Rovigo per una tromba d'aria, nubifragi a Pordenone. Anche in Veneto, dopo gli allagamenti, si cerca di tornare alla normalità. Decine le segnalazioni e le richieste di aiuto ai vigili del fuoco. A Genova invece l'allerta massima è finita, anche se le scuole rimarranno chiuse anche oggi. Le polemiche però non si fermano e la procura ha aperto un'inchiesta per disastro colposo. Il presidente della regione Liguria, Claudio Burlando, è atteso a Roma dall'Avvocatura di Stato. Oggi potrebbe ottenere il via libera per dare inizio ai lavori sul Bisagno, il torrente che scorre sotto Genova e che l'ha nuovamente travolta. L'allerta è finita. Oggi le scuole rimarranno chiuse, ma solo per consentire la fluidità della circolazione dei mezzi di soccorso e la messa in sicurezza. Genova torna lentamente alla normalità, ma i suoi cittadini sono arrabbiati e non smettono di interrogarsi sulle responsabilità di questa nuova ondata di acqua e fango. La procura di Genova ha aperto un fascicolo per disastro colposo dopo quello per omicidio colposo per la morte dell'uomo travolto dal fango nella notte tra giovedì e venerdì scorso. Il lavoro dei magistrati dovrà ripercorrere gli ultimi tre anni dall'alluvione del 2011 e in particolare da quella perizia di 300 pagine in cui gli esperti fotografarono la situazione di quei torrenti sotterranei in pessimo stato di manutenzione e che richiedevano risanamenti strutturali. Da allora nulla è cambiato. I lavori sul Bisagno e sul Ferreggiano sono rimasti bloccati dai ricorsi al TAR di Liguria, Lazio e Consiglio di Stato da parte delle società che hanno perso l'appalto. Ricorsi che saranno esaminati dalla Procura, così come tutti gli allarmi lanciati negli ultimi anni per segnalare che quei lavori erano fermi.
Tre lettere inviate nel 2014 dal consorzio imprese vincitrici dell'appalto, a Enrico Letta prima, a Renzi e Burlando poi, chiedevano che quell'appalto fosse sbloccato perché il disastro del 2011 rischiava di ripetersi. Così come denunciato dal governatore della Liguria Burlando, che a marzo, in un'altra lettera a Renzi, sollecitava una soluzione a quell'assurdo intoppo burocratico. Torniamo alla politica perché arrivano le prime adesioni alla proposta di un referendum consultivo sull'euro, proposta formulata da Beppe Grillo nella Tre Giorni al Circo Massimo a Roma. Il segretario della Lega Matteo Salvini è pronto a incontrare il leader del Movimento 5 Stelle. Sul referendum sull'euro, dal deciso sapore simbolico ufficialmente lanciato a Roma dal Movimento 5 Stelle, arrivano le prime adesioni. E non poteva che essere la Lega a far pervenire dalle parti di Beppe Grillo il messaggio più interessato. I 5 Stelle propongono una battaglia contro l'euro, dice Salvini. Io chiedo un incontro ufficiale a Grillo per confrontare le nostre posizioni sull'euro, sull'immigrazione e sulle proposte di riduzione delle tasse della Lega. Beppe Grillo lo aveva sbandierato il referendum, spingendosi fino a prospettare la possibilità di costruire su di esso una nuova decisiva maggioranza anti-europea. All'appello Forza Italia, cui pure Grillo si era rivolto, non risponde. La Lega sì, e se Salvini propone nel più classico dei giochi al rilancio di estendere il discorso all'immigrazione e alla riduzione delle tasse, Maroni si avventura oltre. Se Grillo propone il referendum, dice noi lo sosteniamo e gli chiederò di fare lo stesso sul referendum consultivo riguardo l'ipotesi di rendere la Lombardia una regione a statuto speciale. Da parte di Fratelli d'Italia, atteggiamento ispirato a spirito pratico. La proposta di Grillo è finta, dichiara Giorgia Meloni, perché in Italia un referendum consultivo non si può fare, ma senza chiudere affatto la porta. La battaglia si fa in Europa, aggiunge, dove Grillo ha dei parlamentari. Parlamentari il movimento ne ha anche dalle parti di Genova, 4 per la precisione, ma la visita a 5 Stelle sui luoghi dell'alluvione annunciata a Roma è stata rimandata, ufficialmente per non intralciare i lavori. Andremo quando sarà utile alla popolazione, dicono, proprio mentre una senatrice di Genova, Cristina De Pietro, annuncia il suo passaggio al gruppo misto. Occupiamoci dei Marò perché dall'India arriva una notizia, la stampa indiana, in particolare il quotidiano economico, Times sostiene che il governo indiano, le autorità stanno valutando una proposta dell'Italia per una soluzione consensuale della vicenda dei due Marò, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, accusati di aver ucciso due pescatori e bloccati in India ormai dal 2012. Secondo altre fonti governative, il governo ha deciso di tenere una riunione presieduta dal consigliere per la sicurezza Ajit Doval, una riunione da tenere molto presto per studiare la soluzione offerta da Roma e risolvere in questo modo la vicenda. Vedremo, adesso occupiamoci della guerra all'ISIS perché la Turchia nega di aver autorizzato l'utilizzo della base aerea di Incirlik, sud del paese, per il decollo dei caccia che vanno a bombardare le postazioni dei miliziani dell'ISIS. Contrariamente a quanto avevano fatto trapelare gli Stati Uniti, la Turchia non ha ancora deciso se concedere l'uso delle proprie basi aeree all'aviazione statunitense, in particolare quella di Incirlik, come più volte sollecitato nelle ultime settimane dal segretario alla difesa USA Chuck Hagel. L'aeronautica di Washington già utilizza la struttura turca, ma soltanto come base logistica e non a fini bellici, come invece adesso vorrebbe. Attualmente infatti i caccia statunitensi decollano dalle basi presenti nella penisola araba, dagli Emirati, dal Kuwait e dal Qatar. La nostra posizione non è cambiata, i negoziati continuano, hanno fatto sapere da Washington, ma sempre condizionati all'accoglimento delle richieste di Ankara, a partire dalla costituzione di una zona cuscinetto e di no-fly zone subito oltre il confine con la Siria. La smentita di Ankara rischia di rallentare la lotta contro i jihadisti. A contrastare l'offensiva dei miliziani ci sono ormai soltanto le forze curde che difendono la roccaforte di Kobani. Gli uomini dell'ISIS hanno circondato l'enclave da tre lati ed hanno chiuso ogni accesso alla città. Violenti combattimenti sono in corso in queste ore in prossimità del valico di Mursipinar, vicino al confine con la Siria, dove la Turchia da giorni ha ammassato truppe e carri armati. Intanto proseguono i raid di Stati Uniti e Arabia Saudita concentrati proprio nella zona di Kobani. Secondo quanto riferito dal comando centrale americano, 4 raid hanno colpito i miliziani del califfato a sud-ovest della città, distruggendo alcune postazioni, mentre altri 3 attacchi aerei hanno danneggiato una postazione e diversi edifici. Un altro attacco della coalizione internazionale è stato invece lanciato contro un presidio dell'ISIS a nord-ovest di Raqqa.
Barack Obama ha convocato per domani pomeriggio nella base militare di Andrews, in Maryland, un nuovo vertice per fare il punto sulla lotta della coalizione internazionale contro l'ISIS in Iraq e in Siria. All'incontro, oltre ai vertici delle forze armate USA, saranno presenti i responsabili della difesa degli altri paesi alleati. E c'è un nuovo allarme sulla diffusione del virus Ebola, stavolta è l'Organizzazione Mondiale per la Sanità che fa sapere come i casi siano in aumento nel mondo e aggiunge poi che il virus si trasmette per via sessuale anche dopo la guarigione. Primo caso sospetto di Ebola a Bruxelles, l'uomo è stato messo in isolamento nell'ospedale di Saint-Pierre, specializzato in malattie tropicali. Il paziente a inizio ottobre era in Guinea. Le analisi ora dovranno confermare se si tratta realmente del virus dell'Ebola. Intanto in Spagna il primo caso confermato è stato quello di un'infermiera che lavorava a Madrid e aveva curato due missionari tornati dall'Africa. Le sue condizioni restano stabili ma gravi. Confermato anche il primo caso di contagio negli USA. La paziente, un'infermiera dell'ospedale di Dallas, ha fatto parte dell'equipe che ha curato Thomas Eric Duncan in Texas, considerato il paziente zero e morto alcuni giorni fa. Il presidente Barack Obama ha chiesto al centro di controllo e prevenzione di condurre in tempi rapidi un'inchiesta per capire che cosa non abbia funzionato nelle procedure di sicurezza all'ospedale di Dallas. L'allerta rimane alta anche dopo la guarigione. Il virus è stato rintracciato nello sperma umano fino a 7 settimane dopo. L'epidemia da virus Ebola in Sierra Leone sta registrando un'accelerazione con un totale di 2.950 casi all'8 ottobre e centinaia di nuove infezioni a settimana. Ad affermarlo è l'Organizzazione Mondiale della Sanità. I casi stanno aumentando e i centri per il trattamento di Ebola, afferma l'OMS, non riescono a soddisfare la domanda per i ricoveri. Giovedì prossimo ci sarà un vertice europeo per decidere se stabilire nuove misure comuni agli arrivi degli aeroporti. Al sinodo sulla famiglia, al termine della prima settimana, è stato presentato il documento che contiene una significativa apertura nei confronti delle unioni omosessuali. La Chiesa prende atto, è scritto così nel documento, che vi sono casi in cui il mutuo consostegno fino al sacrificio costituisce un appoggio prezioso per la vita dei partners, raccomandando poi particolare attenzione per i figli di partner dello stesso sesso. Per Monsignor Bruno Forte, il segretario speciale del Sinodo, occorre rispettare la dignità di ogni persona e il fatto di essere omosessuale non significa che questa dignità non sia riconosciuta e promossa. L'idea centrale è la promozione della persona indipendentemente dall'orientamento sessuale. Adesso lo sport con la vittoria di ieri sera della nazionale di Antonio Conte a Malta, vittoria di misura, il gioco è mancato, l'Italia ha giocato per lunghi tratti in superiorità numerica, adesso è a punteggio pieno nel girone di qualificazione agli europei, punteggio pieno insieme alla Croazia che incontreremo tra un mese a San Siro. La 13ª nazionale del ranking mondiale contro la 155ª. In teoria poco più di un allenamento, in pratica il CT Antonio Conte ritorna a casa con la più striminzita delle vittorie. Contro Malta l'1-0 vale davvero soltanto per i 3 punti nel girone, che permettono all'Italia di restare a punteggio pieno. E se proprio si vuole largheggiare, si può dire che il CT può segnare tra le note positive il buon esordio di Graziano Pellè, attaccante da esportazione, oggi al Southampton. Bravo anche come rifinitore, è stato proprio Pellè ad accendere le polveri azzurre, prima colpendo una traversa e poi bagnando con il gol all'esordio in nazionale, al termine di una confusa azione in area. Citato per dovere di cronaca anche il palo di Chiellini, per il resto solo dubbi. Gli azzurri hanno giocato per di più per un'ora in superiorità numerica dopo la discutibile espulsione di Mifsud e fino all'altrettanto eccessivo cartellino rosso per Bonucci. Un'ora in cui l'Italia non ha fatto nulla per arrotondare il risultato con un legno di Candreva unico dato all'attivo. Davvero da dimenticare gli ultimi 20 minuti in parità numerica. L'Italia, cui solo Giovinco ha provato a riattivare i contatti colpendo il palo, è solo lontana parente della nazionale che aveva convinto al debutto. Ed ha concluso quasi intimidita, se non dai modestissimi maltesi, quantomeno da se stessa e dalla propria evanescenza. Lo scontro diretto per il vertice contro la Croazia, vincente per 6-0 sull'Azerbaigian, da affrontare a metà novembre a Milano senza lo squalificato Bonucci, dovrà rivedere in campo un'Italia con motivazione prima ancora che gioco. Pochi secondi alle 7.48, il momento dei saluti, dopo la pubblicità il meteo con Paolo Sottocorona e poi il dibattito di Omnibus con Alessandra Sardoni e i suoi ospiti. Buon proseguimento, buona giornata.